Non vi abbastava no, non vi abbastava no, non vi abbastava no, una mini pillola perché sono arrivate altre cose dopo il primo giro di corriere e quindi che dobbiamo fare? Noi ve le facciamo Ritorniamo vedere. nell'ora più buia proprio Esatto, con per questa luce da parlarvi. santità proprio Se che non ci è nostra, fuori non il ci diluvio, appartiene. E sì, esatto, qua tuoni, sotto la bombo a mano, santità. razzi, granate, ci manca il dottor Frankenstein. Va bene. Requiem of the Rose King, edizioni Star Comics, uno shoujo della stessa autrice di Otomen, chissà chi se lo ricorda, c'era stata prima una edizione Planeta di Agostini e poi una Goen. Goen, uno shoujo a tinte storiche, Sì, diciamo, sì, ambientazione medioevo storica inglese. e qualche tinta anche soprannaturale, Va così buttata bene. un po' così. Quello. Interessante, disegni molto molto buoni, ragazzi, molto molto buoni. Il prezzo 4,90 euro, 5 volumi in patria per il momento, ancora in corso. Poi Sempre Star Comics abbiamo Fate Zero che arriva al numero 11, rimangono solo 4 eroi, quindi ci avviciniamo insomma alla conclusione, vedremo un po'. Prezzo 4,30 euro. per un pubblico adulto e noi facciamo vedere invece quando c'era lui, finalmente il numero 3 per uno dei successi dell'anno, possiamo definirlo tranquillamente Sì. così, almeno dal punto di vista delle vendite, che è dotato appunto numero 3 di una variant cover. Eccola qua. Il prezzo, ve lo vado a 3 dire, è euro mi 3 euro sembra. per la normal e 3 euro anche per la variant. Onesto. Onestissima Shockdom, onestissima Shockdom. Io insisto con la Star Comics. Abbiamo Fairy Tales New Edition che tocca il numero 10. Insomma, serie che conoscete senza bisogno che mi Ulteriori inoltro. Sappiamo presentazioni. tutti che vale parecchio. 4,30 euro. Poi la Star continua a proporci la Valiant, in questo caso abbiamo Bloodshot numero 6, dopo l'interruzione da parte della Panini, la Star se ne è fatta carico e devo dire sta proponendo dei titoli molto molto interessanti. Ho letto tra gli altri Divine, molto molto figo, scritto in maniera eccellente e sono tentato a leggere sia The Valiant che Imperium, molto 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 fighi. Prezzo 8,90 euro, anche questo molto 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 onesto. Dillo un altro molto. Lesson of Molto. Evil arriva al numero 7 a 5,50. Serie che all'inizio non avevo compreso bene, devo dire che adesso invece la leggo e mi piace abbastanza. Molto, molto forte, molto forte. Ti sei ripreso. Un Parecchio. capolavoro, Maupassant, Dino Battaglia, un nome che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. La edizione Nicola Pesce ci propone questo cartonato eccellente al prezzo di 14,90. 14,90, quindi veramente anche qui Onesto qua. prezzo molto 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 onesto. Chi non conoscesse Battaglia lo prego di avvicinarsi a quest'autore Anche chi non che conoscesse l'italiano, lo prego. è... anche lo prego, esatto, ma non lo so, ogni tanto c'ha queste cose di ganga che non lo so, mi fa perdere il filo perché lo fa apposta, perché è invidioso, perché io ho il naso a patata in Sì. primo piano e ho perso il filo del discorso. Chi non lo conoscesse lo prego di avvicinarsi, va bene? Sì, no, Ecco. no, è Non ti verissimo. piace, però la formula è questa. E a quest'autore che è stato tra gli autori italiani a vincere il premio di Angoulême come miglior disegnatore straniero. Attenzione! Attenzione, attenzione. Age in the Human, sempre Star Comics, arriva al numero 8, altra serie che insomma non ha bisogno di essere presentata, veramente molto molto bella, è fatta molto molto bene, per copiarti un po' e molto. Bene. 5,90 euro il prezzo, sempre con sovraccoperta, e oddio, questa è ancora in corso pure, mi sa, in Giappone, vero? Non lo so, se Non non lo mi sei te, ricordo, fai non mi tu, fai ricordo, tu, non mi io non lo ricordo, però so. insomma. Serie su Netflix fighissima, serie su Netflix fighissima. Poi abbiamo The Fiction, presentato dalle edizioni Tunue, 16,90 euro, mini cartonato, dove troviamo David Rubin, che è un autore che io stimo moltissimo, autore sia di Beowulf che L'Eroe in due volumi. È stato anche ospite da noi 2 o 3 anni fa, veramente una persona disponibilissima e molto molto bravo. Godo di un Batman disegnato da lui. Lo custodisco gelosissimamente. Leggiamo due cose: scritto da Kurt Pyres, Pop e Mayday, e disegnato da David Rubin. The Fiction è una fonte inesauribile di idee affascinanti sull'immaginazione, l'innocenza dell'infanzia e l'ineluttabilità del passato che ritorna. Un po' come il Ganga quando Sì. va al bagno, ritorna, Olè. ritorna sempre qualcosa. Ritorniamo sulla Star, Ovviamente abbiamo stavo scherzando, Ere. non era riferimento al fumetto, ma solo a No, te, ok, certo, non c'era dubbio. eh. Ok. Erased del numero 2, serie che è iniziata da poco, devo dire ancora non sono riuscito a dargli un'occhiata, però da quello che mi dicono è una serie
molto valida. Leggiamo qualcosa. Prezzo 5,90, ricordiamo. Il revival attivato dalla morte della madre scaraventa Satoru ben 18 anni indietro, catapultandolo in un passato dove il nostro ritrova il sorriso della mamma, gli amici d'infanzia con cui trascorreva le giornate e Kaio Inazuki, la prima bambina uccisa nella serie di rapimenti e omicidi che in seguito avrebbe colpito la sua città. Attenzione, attenzione. 5,90. Poi io chiudo con una graphic novel interessantissima dalla Rizzoli Lizard, Fatherland. Una storia che è molto drammatica, che racconta della storia della guerra in Jugoslavia. E Nina Bunjevac, sì, non so come si legga esattamente, un uomo in guerra con se stesso, un viaggio nella memoria alla ricerca delle radici dell'estremismo. Fatherland, l'educazione di un terrorista. Veramente un volume molto 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 interessante, sì, da sfogliare e da leggere, perché sicuramente c'è anche da imparare molto. Insomma, non bravo, indifferente. Bravo Ganga. Hai visto? Ogni tanto dico pure qualcosa. Sì, devo chiudere col botto? E chiudiamo col botto, vediamo se lo pronuncio bene. Sudekakinine. Nine. Magari Daci. Sudekaci. Sukedaci. Nine. Anche non l'hai letto bene. No, nine. Per niente nine. Proprio. Anche questo è edito Star Comics, numero 1. 5,90€ edizione con sovraccoperta. Questo gli ho dato un occhio quando è arrivato e devo dire un occhio. Ok, è vero, poi me l'ha ridato lui, sì, gentilmente. Serie che mi interessa particolarmente, insomma, che gira intorno al concetto della pena di morte, che è una cosa che comunque su cui si dibatte tuttora, e devo dire merita, insomma, gira intorno a questa agenzia che vendica i parenti delle vittime, quindi merita. Primo numero ve lo consiglio, 5,90. L'autore è il fratello del il Kishimoto, fratello di quello di Naruto, insomma, tanto okay, per capisse. Va bene, pillola che non è stata poi una pillola, ma quasi una sposta. Ci vediamo martedì prossimo o giovedì, non lo so, tirate a sorte. Sperando che il diluvio non ci colga. Sperando che tanto sicuramente piove quando usciamo noi. Sicuramente. Arrivederci. Ciao.